spettacolo di varietà, tra i maestri di musica, ballerini e cantanti di nicchia. Abbiamo trovato liberi per la festa. Vi aspettiamo questa sera. Venite, venite tutti questa sera. E adesso continuiamo con lo show! Per il presidente del comitato festa, grazie. Un grandissimo applauso alla nostra mega orchestra. A Rossano, okay. Tre. Però pochi ma buoni, ognuno di loro vale per 10. Dunque, allora ci vuoi spiegare un po' come funziona, come si svolge questa serata? Ma guarda, questa è una serata un po', uno spettacolo un po' contorto, un po' complesso. Un po' complesso. È uno spettacolo che nasce sì dalla musica dal vivo, ma anche un po' dall'improvvisazione. Ah, e beh, questa improvvisazione poi da dove dovrebbe nascere? Ma l'improvvisazione viene da imprevisti, da errori, da provocazioni che fai tu o che farà il nostro pubblico. Ho capito, ma secondo me è meglio che andiamo sul sicuro. Stamma si dica, facciamo un varietà classico con la Chantosa, il Cacà. Il cantante di Giacca, bello. Hai capito? Bella, ma non si può fare. Perché si può? Lo fanno già nel Saicis, la piazza là. Ah, già lo fanno. Allora scusa, facciamo una cosa un po' più impegnata. Un cabaret alla tedesca, break, capito? Qualcosa. Bello, becchi mesne. Bravo, l'opera da tre soldi. Che non può fare? L'opera da tre soldi. Non si può fare. Fanno già Villa Romana. Un'idea! Facciamo il varietà circense, bello, acrobati, giocolieri, le tigre, le mani, non si può fare, anche se lo fanno già a cadere dopo, anche l'altro. Ma se fate cose qua, mamma mia, scusa, facciamo un po' di satira, no, satira politica, no, satira sociale, no, culturale, no, la macchinetta, dice qualcosa, yeah. No, voglio dire un'idea, yeah, va bene. Insomma, la verità, signori, è che noi abbiamo un repertorio un po' vecchiotto, è un po' antico, la verità. Avuto un'idea fantastica, dico. Proprio perché il repertorio è vecchiotto, noi questa serata la chiamiamo Stasera Niente di Nuovo. Così la gente già lo sa. Fatti tutto, saliamo la macchina. Ma guarda, ma... Saliamo la macchina. Ma non è vero! Come non è vero? È il nostro soprano, vedi che scalpita! Ah, per il soprano con la difurti corporale! E se sfottono il microfono, sai essere che... Oh, mamma mia! Vuol dire che dobbiamo cominciare la nostra serata, quindi, signori e signori, presentiamo lo spettacolo... Stasera, niente di nuovo! Teniamo solo roba vecchia! Vecchia, però di qualità, di qualità. Attenzione! Voi non ci credete? Venite! Non vi muovete! Ma subito venite! Thank you.
Facciamo un pezzo un po' più allegro. Vai. Voglio vivere così. Oh. E ciao amico. Cominciamo pure, insomma, il piacere, vi voglio bene, fatemi esprimere. Sentite, facci tu spremere, chi sei? È arrivato Luciano Pavarotti. Come manca a me di Pavarotti? Ma presenza, sostanza, la voce è sorda. Su dettagli, il mio mistero di cui voglio e nella mezza, ma Dio sempre sarà. Guarda le stelle, oh, come so bene, all'arma vincerò, all'arma, all'arma. Mi è struttuto una reccia. Stavo facendo il finale, per piacere. Allora tu un finale devi fare. Quale? Quello della Tosca. E come fa? È il tabaccio. Non ti abbassi? Ehi! È spiritoso! Faccio spiritoso! Ignorante! Ignorante! Troglodito! Barbaro! Visigoto! Mi tengono si bemolle che sono dolore e panza! Immagino! Lo volete sentire? No! Me lo faccio sentire! Abbiamo detto no! Si bemolle! Ah, lo chiama proprio! Se no non bene, diciamo. Lo volete più alto? No! Ve lo faccio più alto! Ma abbiamo detto di no! Era la mare che ha già salito la base! Bemolle! Lo volete più alto? No, deve scendere a casa! Non è un problema! A raposito! Ah, grazie! Grazie! Oddio! Oddio, io non sarò proprio, come dire, il grande Caruso! Sarò un piccolo Caruso! Un carusino! Un carusino! Un carusino! Un spiritoso! Perché? Devi sapere che la voce del cantante stradale, stradale. È una voce che del stradale. Che è stradale? Cantante stradale. Che canta mia savi. E poi fanno cantare un teatro e canta mia savi. È delicata perché è soggetta a mille trapassi, capito? Sì, la pioggia, l'acqua, gli schiamazzi della gente ignorante. Sì, ma fammi capire, ma tu guadagni bene con questa cosa, con questo lavoro? Non mi posso lamentare. Ah, sì? Non mi posso lamentare. Che se ne aiuta la voce, capito? Non posso neanche parlare. Io da stamattina che sono sceso alle 6 stamattina. Si va bene l'urbano? No, per riscaldare la voce esco molto presto la mattina. Ma cantate le parole! Ma che è sti modi? Per riscaldare la voce! Ma tu hai la mano così? Vabbè, per farla venire più coperta, capito? Vabbè. Insomma, da stamattina alle 6 fino a mo' che è quasi mezzogiorno, ho guadagnato quasi 2 euro, mi sembra, diciamo.
Ma manca i soldi delle sigarette, tu. Ma tu devi venire fino a stasera. Ma posso immaginare. Ah, purtroppo questo è, così è, così è, non c'è niente da fare. È un po' la colpa anche mia. Anche? È anche mia, sì, perché io sono un distratto, quello a me mi vuole di San Carlo. Veramente? Mi chiamò il San Carlo in persona. Proprio spesso a me San Carlo da chiamare. A San Carlo ospedale. Ospedale? San Carlo il teatro di San Carlo. Mi mandò a chiamare il direttore, come si chiama là, il maestro... Maestro Muto. Ma se era Muto come ti chiamava? No. Mi fece chiamare da un altro, che dice? Ah, ecco. Il maestro Cardo Muto. Alto livello proprio, Cardo Muto. Il direttore d'orchestra. Bravo. Lo San Carlo. Poi lo conosci. Riccardo Muti. E i cacci. Dai, te proprio. Mi mandò a chiamare e mi fece fare un'audizione davanti a 5-6.000 professori. 5-600 50-60 5-6 insomma feci questa audizione importante, io poi portai il Don Carlo. Ah sì? Ah. E come portaste? E lo portavo. Ma cagare l'uccello. Come cagare? Non era ancora allettato Don Carlo. Ma chi? Si mandò a chi? Don Carlo da baccare. Ma quale Don Carlo che abbia io portai Don Carlo di Giacomo Leoncavallo! Zitti ignorando! Io quando feci l'acuto finale. Bravo, maestro, feci un bravo maestro! Quando io finì di cantare, il maestro muto rimase proprio muto, ma mai giù! Fece una corsa sul palco e mi disse, maestro, nella mia vita. Io ho sentito, parlo un po' così, sì. Ho sentito tenori che con i loro acuti rompivano lampadari, rompivano le tazze, scassavano i bicchieri, a voce vostra scasso Sasis. Mi era muto, ma non era surdo. No, sentivo bene, sentivo. Beh, allora io là per là lo stavo per dare a te. Dicendo, ma muto è buono. Non ci dice. Invece mi fermarono i suoi collaboratori. Ah, sì? No, disse maestro. Quello è il maestro muto, gli ha voluto fare un grande complimento. Oh. Perché scasso Sasiccio è un grande complimento. Ma sarà? Io poi sarà che capite, già il lavoro lo tenevi, San Carlo e Strafatte, non ci siamo mai incontrati. È vero, è vero. Vabbè, magari ne abbiamo tanto maestro muto, non capisce niente. Bravo. Bravo, anche perché quello è pure un poco sordo, capito? Quindi, però tu che ne capisci che sei un estimatore del bel canto, lo hai imitato, io ti faccio tutti e tre atti dell'Otello. Ma guarda mai, non c'è niente. Tutti e tre, va bene, ne faccio due solo. Una, via. Va bene, o faccio un altro. Infatti la camera è camerata. Solo che mi è rimasto un dubbio, ma... Scasso Sasic, c'è un complimento. Sicuramente. Questo facciamo... mistero è chiuso. Facciamo vedere i dati veri. Nessun dorma, nessun dorma. Guardi le stelle che tremano.
capolavoro. Grazie maestro, grazie. L'avete pittata, talmente che l'avete fatta bene. Complimenti, complimenti. Che adesso la mia sente un lamento nel mio vino. Ma che sta, ma un amicevo? Miau, miau, miau. Ma non l'ho visto. Ma quando è brutto, quando piange. Ma che è stato? Che è successo? Io quando sento questa canzone nessuno dorma. Io notto. Non dorme. Non senti, ci penso tutta la notte. Non ci pensare, orma, maestro. Grazie di queste emozioni. Grazie, veramente. Grazie. Di nuovo un applauso al maestro, grazie. Madonna, non fa niente, non ci pensare. Dovrò farlo. Io mi ricordo di quando ero cantante lirico. Tu eri cantante lirico? Che facevi, basso? Non fa battute credine. La domanda? Era bitonale. Come eri tu? Era bivoce e bitonale. Quindi due voci? E due toni. La prima volta. Era barotinale e tenorinale. Secondo me più la seconda, guarda, sono... Perché dopo dici? No, secondo me più tenorinale come... Io ero cantante là proprio, io facevo le arie. Facevo le arie? Si sente ancora mo? Guarda. Le romanze, facevo la fuga di Bach con la nonna di Beethoven. Che schifo, su Bach la nonna, se non è proprio. Mamma mia. Io personalmente ho cantato, ma da Ciccio sono arrivato fino a... Fino a tu? Là. Ma fa montagna? No. A Milano! Milano! Ah, che le piscine secondi chiamano? No, come... Milano, con l'allora! Milano! Tu sei... Io, quando sei la scala! Non ti manifesti, che passa? Io a sei la scala cantavo! Cantavo? Niente, perché ti manifesti, cantavo! Io ero un cantante vero! Veramente? Io dalla scala sono chiuso a fornire... Un sottoscala? No! Nei paesi bassi! Nei paesi tuoi, praticamente! Stavo a fornire! Io nei paesi bassi cantavo... All'impiedi, sotto tavolo! Io ai paesi bassi mi hanno mandato a Londra! A Londra? Ah. Io ci sono andato all'ippopotamo di Londra! L'ippopotamo? Mi sai gli animali! Ma no! L'ippopotamo è un tietro! Salute, salute, salute! L'ippopotamo è un tietro! Salute, salute, salute! A Napoli si dice teatro, in Inghilterra si dice teatro. Sei inguaiato però. O teatro. Ah. L'ippopotamo è un teatro con 10.000 posti a sedere. Tutti seduti. Per forza, a sedere. E io la facevo barbiere. Bravo, allora fammi una cortesia. Accorciamelo poco a cadere. Io a Londra facevo barbiere. Fammi un taglio inglese, ma accorciamelo poco a cadere. Mamma mia, non capisce niente. Io a Londra facevo barbiere spagnolo. A Londra facevo un barbiere inglese, però spagnolo. Ma come si chiama? Ah, barbiere di Siviglia. Bravo. Io facevo barbiere di Siviglia, facevo Figaro. Figaro. Io facevo barbiere di Siviglia a Londra vestito da pompiere. Facevo un barbiere vestito da pompiere. Tutta novità. Era la mia trovata, geniale. Grande, perché veramente geniale. Perché chi critici, chi un capisce, chi mette complimenti, veramente bello. Ho capito. Cioè, e allora io cantavo questo, il barbiere, quando facevo, il barbiere. Un zabaglione. No. La provera va a schiuma per fare la panna montata. Fa barba. E andiamo di quella pino non mi fu. E questo è il trovatore. Bravo, bravo, è il trovatore. E là ci mi si apposta. Perché visto che quando la gente va a vedere l'opera lì, l'ho provato si addorme. Allora io ho pensato, lì non mi ci metto trovatore, così chi lo dice, parola. Questa. Ma sono dormito con barbiere e mi scendo con trovatore. Quando ti imbaccio il muro? E allora a che punto? Mentre io facevo questa cosa. Figaro facevo. Figaro qua, Figaro là, Figaro fritte, baccalà. Questa la fai bene. Mentre facevo che dai, un barbiere a un certo punto. Te la sei Rigoletto. Il tuo barbiere, sì, gli dai sei Rigoletto. La sei Rigoletto. Oh Maronna, mi ho scartellato dietro che sono. Tra sei Rigoletto. Ma chi è? Scopo di Notre Dame. No, tra sei Rigoletto e dice, voglio! Fammelo va! No, dice, ho fatti per base. Allora io comincio. Rigoletto. Erano quadre. Forse pensavo un anno. Niente meno. Il era piccerino, allora non sapevo una cosa. E quanto è piccerino? Mentre non sapevo una capilla, a un certo punto gli faccio. Cosa fa? Ci tagliata la no. Ci ha spezzato la basetta.
a Rigoletto. Mannaggia, non era per il Rigoletto, il mezzo è innalzato Rigoletto. Ci credo. Ha cominciato a fare, si perdete, trimite, quindi. Ha cominciato a correre tutto la cosa. Non regalava, dimmi che sei fissato sotto la sergio Robardino. Ma che, non credi? Che stava lassù. Non riusciva a ciappare, ciappate a Rigoletto. E c'era una dietro a me, facevano. Nidi, pagliaccia, era un cavallo da lontano. Pure, ma no. Sento da lontano. Un pomodoro in bocca. Ah, finalmente. La pelata oppure sopra? No, 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 proprio il pomo d'oro. Ah, la palla di sopra al bastone. È un signore, un lord. Questo è un lord là. Un lord inglese, vestito proprio tutto... Tutto lordato. No, e dice, voglia! Doveva fermare un po', che capite, cantare. No, ma così dice, fermare un po'. E chi lo... Che io pensavo che eri il suo. No. Invece quello era proprio lord inglese. Ah, torre annunziato. Tu eri ringraziato adesso qua? Perché stavo vicino, da buffare mazzate. No, io ti ringraziavo da vicino. Ah, e allora non è stato improvviso con te. Voleva affogare? No, che mi voleva abbracciare. Oh, io infatti capi pure che mi voleva affogare e per la paura ho perso la voce. Ah, questo è stato il motivo. Mi dispiace. Mi sono fatte le pennicilline. Ah, le fatte le pennicilline, bravo. I suffumitici. Suffumitici. Mi sono fatti il taglio cesare in gola. Che hai fatto vite, due consigli, che hai fatto? E non sono stato capace di recuperare la voce. Guarda, mi dispiace molto che tu non sei stato capace di recuperare la voce, però per noi è stata una fortuna che andammo a sentire cantare. Anzi, ti dirò di più, noi... Libiamo! Oh, va bene, libiamo, prendiamo la tua salute. Vi posso cantare una canzone napoletana come di quelle che piacciono a me, una bella canzone classica napoletana. Che stai facendo? Salto buono, finita la pacca. Che stai facendo? Niente, voglio cantare una canzone napoletana. Non possiamo cantare perché non c'ho la voce. Infatti non ho detto devo cantare, mentre la ascolti solo. La faccio presentare?
va bene, presenta, fai una cosa, fai l'annunzio alla ribalta. Già fa? L'annunzio alla ribalta. Va bene. Signore e signori, l'annunzio è Garibaldo! Mazzini e Vittorio Emanuele! Va bene, ma che dici? L'annunzio alla ribalta! Non capite l'annunzio di Garibaldo! E capite una cosa per là? Devi andare davanti e devi dire il nome del cantante e il nome della canzone. Cesio! Questa sera il nome del cantante, il nome della canzone! Applausi. Non applaudite, vi prego! Quello si deve che non capisci che è scemo, no, no. Devi dire il nome, io come mi chiamo? Io devi dire il mio nome, Saci. Il nome del cantante. E voglio scegliere un nome d'arte. Ah, ma perché dire un nome d'arte? Sì, sì, lo voglio trovare mo in questo momento, va bene, lo voglio chiamare Tony Europa. No, non mi piace. Tony Europa, credo. Andare a sicurezza. No, aspetta. Accetti qua. Filippo Primo. Filippo Primo. No. Filippo Primo, dove piace? Signore e signore, questa sera nella piazza di Umberto Primo c'è Filippo Primo. Siamo noi. Sbagliato. Intanto. Il Riccardo Terzo. Allora, hai detto che cosa canto? No. Il nome della canzone. E qual è? Corungrato. Oh, meni. Uì, gradino. Ah, come è il nome della canzone. Ah, il titolo. Si chiama, sì, si chiama Corungrato. Maestro è partito. È partito? Maestro, non la so, ma non la so, no, la proviamo, maestro. Poi dopo mi accompagnate. Ospitale la accompagnate. Catari. 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 Ma chi stai chiamando? Chi stai chiamando? Salanotto. Ma non c'è sta nessuno. È la canzone che è cominciata. Ah sì? Sì, stiamo cominciando così. E poi si sta cominciando la canzone. E già fa l'annuncio, sto detto canto. Ma prima mi sono telefonato a Catari. Per piacere. Allora, lasciami andare. La canzone è cominciata. Catari. Lo dico per lui. Catari. Quanto sei bello. Perché? Catari. Catari. No, sto bene. Perché mi dice sti parole? Azzeccato. Sti parole? Bastata. Sti parole? Suarata. Abbiamo provato la migliaia. E come su? Amaro. Perché mi parla? Ma io ancora. Ancora sta a sinistra. Io sono mancino. Ma turmienta Catarì, non so scordare, coraggiata, oh cuore, Catarì, non so scordare. Un momento che mi serve. Chi? Porta a casa, vai. Catarì, che pena ti sarà, su parla camma da spasi, ma tu non ci pensa a sto dolore mio. Dolore mio! Scusa, non me te l'accorto, tu non ci pensa, no, non te la cura. Cor ingrato, te vigliato a vita mia, tu te... Ci va per questi mari, questi pesci pigliano. Sì. Tu te... passato e mo non lo fai più, faccio solo finale. Tu te passato e non c'è più. Abbiamo scherzato, dobbiamo fare anche noi la canzone, ma adesso arriviamo al vero finale della serata. Il vero finale della serata di piazza qual è? Qual è? Funiculì, funiculà!
fare tutti questo, parlo un po', parlo un po'. Ma tu, non so che cosa mani tu io, la lascia stare. Thank you.